Come ormai da copione, sulle note del famosissimo brano The Final Countdown degli Europe, dallo scoppio della bombarda medievale, è ritornata più forte che mai la Colle Marathon, la maratona internazionale dei valori. Un percorso lungo più di 42 km che ha visto toccare i bellissimi paesaggi e borghi del nostro entroterra, come Barchi, Mondavio, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo, fino ad arrivare al centro città di Fano per il traguardo finale. L'evento, che quest'anno diventa maggiorenne, ha contato la presenza di oltre 700 atleti provenienti da 19 paesi ed altrettante regioni italiane. Soddisfatto, l'organizzatore Annibale Montanari, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento dopo 2 anni di stop forzati. Volontari, le istituzioni e tutti quelli, gli sponsor che ci stanno dando una mano, insieme abbiamo avuto una grande coesione per fare un grande evento anche questa volta. Quest'anno siamo partiti anche tardi, ce la siamo inventata veramente, perché non avevamo i tempi per farla bene, invece ci siamo riusciti. Questo è lo straordinario lavoro di tutto un team capace di fare certe cose, perché c'è un gran valore umano su questa maratona, perché sappiamo bene che questa è la maratona dei valori, non è uno slogan per caso, perché i valori dobbiamo essere noi a trasmetterli chi viene qua, e anche per lo stile di vita che noi proponiamo. Quindi è questo l'importante, perché la metafora della vita, io dico che la maratona aiuta, è capace di portare avanti il soffrire, perché serve nella vita, prepara molto la vita, ecco. A tagliare il traguardo di questa edizione, Younes Zitouni, che con questa vincita si intasca la terza vittoria consecutiva, secondo posto per Mohamed Haji e il terzo Matteo Lucchese. Grazie a tutti gli organizzatori, tutti i popoli della zona. Dopo 2 anni di fermo, sono contento. Come ti sai, il percorso è d'oro, anche c'è oggi. Questa edizione c'è i 2 atleti quasi stesso livello, ma loro c'è la proprietà per vincere oggi. È la prima maratona dopo 2 anni durissima, ma sono contento. A chi dedichiamo questa vittoria? Per tutti i popoli, anche per la mia bimba e l'altra. Oggi le prime gare che fanno con me di gare. Mentre per il settore femminile il primo premio è andato alla maceratese Denise Tapatà, seguita da Barbara Poggiali ed Elena Smacchia. Soddisfatta, stanca, ma contentissima. È la prima volta che vinco la Colle Marathon, sono emozionata. La dedico al mio allenatore, che ha una pazienza incredibile e mi sostiene, e al mio compagno che mi accompagna, appunto, anche lui con tanta pazienza. Grazie a tutti, c'è un tifo meraviglioso in questa gara, secondo me è la gara più bella d'Italia. A partecipare alle premiazioni, oltre agli amministratori locali e regionali, il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, che ha sottolineato l'importanza di questo evento non solo sotto l'aspetto agonistico, ma nella promozione del territorio. Grande partecipazione, con oltre 300 partecipanti, anche per la mezza maratona di 21 km partita dal centro di Mondolfo, dove a salire sul gradino più alto del podio sono stati Nicola Borini e Cecilia Tirelli.